Sei tu il pilota di cui si parla in giro? Ailey vuole fotografie di tutte le auto presenti al festival. Si chiama Promozione Horizon. E ovviamente vogliamo scatti di azioni veloci. Veloce è il mio secondo nome. Per Promozione Horizon devi semplicemente fare una foto alla tua auto. Meglio se con un po' di azione. Punta verso la tempesta e trova la location perfetta. Foto sono fantastiche, ma non ci dovrebbero essere delle statue del genere da queste parti? Che sia stata la tempesta a rivelarla. Già, è probabile. Vado a portare queste foto ad Ailey. Sarebbe bello andare di nuovo a caccia di tesori, eh? Ti chiamo presto. Ciao. Ricordi il vecchio libro di cui ti ho parlato? Sono andata a cercarlo in una scatola a casa dei miei genitori. Voglio provare a trovare qualcosa. E hai bisogno di un pilota. E mi serve un autista. Dirigiti verso i canyon. Ti spiegherò strada facendo. Quindi, cosa stiamo cercando? Il mio libro preferito è Il cammino di Sidney Wolverstone. Parla di un'esploratrice che ha viaggiato per il Messico 200 anni fa. Nel suo libro descrive degli Atlantes che ha trovato, delle statue giganti. Ma da queste parti non ci dovrebbe essere nulla del genere. Statue giganti di un vecchio libro. Non dovrebbero esistere, sì. Ho messo insieme gli indizi del libro. Pensi di riuscire a portare quest'auto nel fiume in fondo al Copper Canyon? Non mi conosci molto bene. Meraviglia del Messico. Un tempo c'erano 6 fiumi separati, poi si sono uniti creando il paesaggio che vediamo ora. È 4 volte più grande del Grand Canyon, un'area di quasi 65.000 chilometri quadrati. Prende il nome, cioè rame, dal colore verde della roccia. Facciamo delle foto qui, nel libro. La spedizione di Lady Sidney si accampa proprio qui. Ma è solo una storia divertente. Sì, il libro dice di accamparsi su un'isola e di trovare la statua con la luce del pomeriggio. Più o meno a quest'ora del giorno.
È incredibile! Perché nessuno l'ha mai trovata prima d'ora? Andiamo! Il sole sta tramontando, ma abbiamo abbastanza tempo per arrivare attraversando la spiaggia. Che emozione! Pensi che la troveremo? Onestamente non lo so. Ma sento che c'è molto più Messico da vedere di quanto sembri. Andiamo! Sapevi che Sydney Wolverstone era anche una... come si dice? Botanica? Una botanica, un'esperta di storia naturale e un'artista niente male. Vuoi parlare delle meraviglie del Messico? Ti basta leggere la sua vita. Descrive i diversi luoghi in cui Sydney Wolverstone trovò delle statue. Credeva che non fossero reperti aztechi, però. Il che è interessante, perché a me sembrano dei toltechi. Ma non è molto chiaro. Sappiamo pochissimo dei toltechi e di tutta l'era precolombiana. Ci sono così tanti luoghi sconosciuti. Così tanta storia dimenticata in Messico. Sappiamo poco delle persone che hanno vissuto qui per migliaia di anni. Il libro dice, abbiamo trovato la statua vicino all'arco, guardando verso il Pacifico, nella calda luce del sole al tramonto. Eccola! Esposta al sole, proprio dove dice... Ah, interessante! L'aspetto non è del tutto azteco, ma mi ricorda Tlaloc, il dio della pioggia. È incredibile! Cerco di capire dove trovare la prossima e ti chiamo. E fin dove arriva il sentiero? A sud e nell'entroterra, lo so per certo. Mi farò sentire. Ok, diamo un'occhiata a Cabo San Lucas e vediamo se corrisponde al libro. Pensi di poterci arrivare velocemente? Mi leggi nel pensiero. Thank you.
spiaggia. Il libro dice... abbiamo trovato la statua vicino all'arco, guardando verso il Pacifico, nella calda luce del sole al tramonto. Non la vedo. Ah, beh, pranziamo e riproviamo più tardi. Te l'avevo detto che era il posto migliore dove mangiare qui in zona. Mi sbagliavo? Dobbiamo andare. Riesci a raggiungere la spiaggia prima del tramonto? Intendi correre più veloce della luce? Sì, credo di riuscirci. Merito anche dell'aiuto della torta Tres Leches. Sicuramente più veloce della luce, quindi procediamo fino all'arco prima che faccia notte e prepara la fotocamera. Eccola! Esposta al sole, proprio dove diceva il libro. Scatta una foto. Bene, ora mi sto preoccupando. È proprio lì. Come abbiamo fatto a non vederla? Qui c'era molto buio prima. Che ci sia sfuggita. Voglio proprio vedere se riusciremo a trovarne altre di queste statue misteriose. Ascolta, il villaggio di Muleje, un'oasi tranquilla. Se è arrivata Muleje, la spedizione deve aver viaggiato controcorrente. Non riesco ancora a crederci. Portavo il libro a scuola e i miei insegnanti mi dicevano che le avventure di Lady Wolverstone erano immaginarie, come quelle di Pedro Paramo o Sherlock Holmes. Quindi non si è mai presa il merito? Non ha mai chiesto nulla. Diceva che le storie che scriveva erano per i suoi nipoti. Ma se sono vere, la sua storia merita di essere raccontata. E tu ed io possiamo provarlo. Muleje, arriviamo! Possiamo iniziare nel centro della città e spostarci verso l'esterno. Dimentico sempre quanto è bella Muleje. Facciamo delle foto da queste parti mentre proseguiamo le ricerche. La gente vive qui da migliaia di anni, grazie all'acqua e alla pesca. E ora anche al turismo.
Lady Sidney deve essersi accampata sulla sponda meridionale. Riesci a vedere qualcosa? Wow! Ecco, proprio lì, tra gli alberi! Come ho fatto a non vederla prima? Lady Sidney scrisse che una bruca del luogo, una donna saggia, le disse che le statue si vedevano solo in determinati giorni, con la pioggia, perché sono statue di Tlaloc. Penso ancora che siano gli alberi a nasconderla. Comunque, chiamami quando capisci la posizione della prossima, ok? Ah, tutto pronto per andare ad Agua Azul? Bene, potremmo bagnarci un po'. Terrò i finestrini alzati. Ok, fammi tradurre questa parte. Le acque fresche di Agua Azul hanno placato la nostra sete e ispirato i nostri cuori. È nel cuore dell'acqua blu che si nascondono. Nascondono? C'è più di una statua, forse. E nel cuore dell'acqua blu mi chiedo che cosa significhi. Quindi la domanda è: perché il diario di Lady Sidney Wolverstone è stato pubblicato come romanzo? Era davvero qui? Ha davvero affrontato avventure in tutto il Messico? Forse non voleva diventare famosa. O forse non pensava che qualcuno le avrebbe creduto. Continua a dirigerti verso ovest. Lasceremo la strada vicino alle cascate. Sì. Riconosco questo posto. Ci siamo quasi. Le cascate prendono il nome dall'acqua blu intenso. Significa letteralmente cascate d'acqua blu. Deve essere il posto giusto. Se i videogiochi mi hanno insegnato qualcosa... Sarà dietro la cascata? Dai, andiamo. Le foto sono belle. E sai, con delle foto nessuno può dire che siamo fuori di testa se non dovessimo riuscire a ritrovare le statue. Ho trovato altri documenti di Lady Sidney. Bozze originali di El Camino. Ha fatto schizzi a matita di paesaggi che riconosco nella Valle de las Ranas. E ha disegnato anche una delle statue. Ti seguo. Ok, allora. Creature fantastiche scolpite nella roccia. Ha trovato la statua la mattina presto e... senti? Era dopo un temporale. Ed è un'altra statua di Tlaloc. Interessante. Vediamo se riusciamo a trovarla. La valle si trova a est di Guanajuato. Andiamo. Valle de las Ranas significa Valle delle Rane, anche se ho sempre pensato che fossero creature fantastiche. Anche Lady Sidney lo credeva. Ha fatto degli schizzi nel suo libro.
Immagina, esploratori come Lady Sidney sono venuti fin qui con nient'altro che Ganas e un gran amor per le terre selvagge del Messico. Mi ricorda qualcuno. Chi? Io? Io faccio foto alle auto per il festival. Sei tu a fare tutto il lavoro. E la mia auto è molto più veloce dei suoi carri, no? Abbiamo poco più di un cavallo. Credo che leggere il diario sia uno dei motivi per cui sono diventata una fotografa. Volevo catturare la stessa bellezza che ha catturato lei. Oggi la Valle de las Ranas è una delle meraviglie naturali più visitate del Messico. Lady Sidney sapeva sicuramente riconoscere una meraviglia quando ne vedeva una. Ma le guide non dicono niente riguardo una statua di Tlaloc da queste parti. Ho fatto un controllo incrociato delle pagine finali del libro con tutti gli altri documenti che ho trovato e... deve essere Ekbalam! La spedizione di Lady Sidney Wolverstone era diretta a sud, verso Ekbalam. Ekbalam è stato esaminato bene solo negli anni 90, ma ne sappiamo molto poco in realtà. Di fatto i ricercatori non sanno quanto siano vere le nostre conoscenze sui Toltechi e quanto invece faccia parte delle leggende azteche. Allora perché andiamo a Ekbalam e non a Tula? Ovviamente il libro di Wolverstone non lo chiama Ekbalam, ma descrive un grande gruppo di edifici, forse 20 o più, e un grande palazzo ovale, e senti un po', tre grandi statue come quelle che ho trovato in altri luoghi. Tre? Credo proprio di averne viste solo due. Non è tutto! Scrisse anche la terza, più grande delle altre, e nella stessa pietra che ho imparato a riconoscere, si ergeva a sud del complesso, appena visibile, sotto la pioggia battente. Andiamoci prima che smetta di piovere, allora.
è la prima statua. Seconda statua? Bene, la terza dovrebbe essere a sud del sito. Sta spiovendo. Allora non perdiamo tempo. Tieniti forte. Attraverso l'edificio. Ecco! È lì, tra gli alberi. È enorme. Scatta una foto. È stato divertente. Tuttavia, credevo che ci sarebbe stato un tesoro alla fine. Forse... Il tesoro sono le amicizie che abbiamo stretto lungo il tragitto. L'hai detto tu, non io. Quindi? Abbiamo finito? Non è finita qui. Secondo il libro, Wolverstone prese una statua di Giada da questo sito. Ma finì per perderla durante una piena improvvisa. Cercherò di capire dov'era. Ti chiamo non appena so qualcosa. Ora sono curioso. Chiamami, va bene? Eccoti, l'ho capito. Ricordi quella piena improvvisa? Si è verificata vicino a una chiesa abbandonata lungo un fiume. Deve essere il tempio di Quechula. Vamonos, guida. Certo! Andiamo verso il Tempio di Quechula. Lady Sidney ha un'altra meraviglia da mostrarci. E mi farai vedere come si guida nella Hall of Fame, no? Il Tempio di Quechua non è allagato. Non ho portato la mia attrezzatura subacquea. Molto divertente! Quechula si trova su una golena, ma dopo una lunga stagione secca... Il Tempio è accessibile. Ritiro quello che ho detto. Andiamo! Dobbiamo entrare in quel bacino. Lo vedi? Arriviamo in chiesa. Oh, che velocità! Questa chiesa ha 500 anni. È stata costruita nella speranza che diventasse il centro di una città importante, ma non è mai successo. Nel 1966 è stata costruita la diga e l'intera area è stata allagata. È incredibile! Sembra l'ultimo capitolo del libro che non ho mai potuto leggere da giovane. Odio ammetterlo, ma dovrebbe stare in un museo. Sono d'accordo. Sai che non potrai vederla a meno che tu non sia nel posto giusto al momento giusto. Non ci crederai, vero?